Parlavamo con il tecnico Colombo e dicevamo come questo Pescara in trasferta è inarrestabile. 4 vittorie consecutive, anche questa sera meritata, con un pizzico di sofferenza. Sì, è questa sofferenza che dobbiamo togliere, perché quando tu fai una partita come quella che abbiamo giocato oggi non devi soffrire. Devi chiuderla prima, devi cercare di non sbagliare, di essere più preciso sotto porta e allora ti diverti fino alla fine, se no soffri come abbiamo fatto oggi in una partita che, per carità, il Potenza ha giocato molto bene, mi piace il modo di giocare, frizzante, veloce, anche aperta, quindi non è la solita squadra di C che magari si chiude lì perché gioca contro di te, invece loro se la sono giocata a viso aperto, però noi potevamo chiuderla molto prima. Del Sole ha detto qualcosa visto il gol che si è divorato alla fine del 2-2? Ma che io voglio dire, Del Sole non aveva giocato perché c'aveva un problemino, mi ha detto prima della partita, e mi auguro che faccia altri gol quando non incontra il Pescara. Io voglio riprendere le parole che ha detto Massimo Profeta poco fa, la domanda che ha fatto al tecnico Colombo, la voglio girare al presidente Sebastiani. Tecnico abruzzese del Catanzaro, Vincenzo Vivarini, ieri in conferenza ha detto testualmente, ci ha riportato Massimo, Crotone e Pescara sono più forti di noi. È il gioco delle responsabilità, ma io credo che la responsabilità più grossa in questo momento ce l'ha proprio Vincenzo, perché la squadra sinceramente sta facendo, ma anche l'anno scorso aveva fatto molto bene, quindi gli vanno dati meriti a lui per quello che sta facendo, e quest'anno è partita alla grandissima, quindi la responsabilità più grossa di questo campionato credo ce l'abbia proprio lui. La cosa più bella che le è piaciuto del Pescara questa sera, presidente? Ma a me quello che piace di questa squadra è l'impegno, la voglia di correre dietro a tutti, ma da parte di tutti, non di uno solo, e questo è quello che serve per fare la differenza in questo campionato. Poi Lescano è da leccarsi i baffi perché gol, 2 assist, partita di grande sostanza da 8 in pagella, al pari di Kraia e di Bobben che secondo me hanno fatto 2 grandi gare. Ma credo che tutti, dare un voto più alto a qualcuno non è giusto, per me hanno fatto tutti una grande partita perché Brosco ha fatto un partitone secondo me. Poi dopo, peccato quel cartellino giallo che va in diffida per perdere tempo. Quello purtroppo è qualcosa che capita nelle partite e quindi può succedere che magari uno rischia di fare una cazzata, perché comunque è una cazzata, però alla fine quando sei in campo l'adrenalina, cioè non puoi mantenere certi momenti di calma che non ci sono. Mi dica una cosa sincera, presidente, poi do la linea allo studio. Se ad agosto qualcuno le avesse detto 4 vittorie consecutive in trasferta, la vittoria con l'Avellino, il terzo posto in classifica dopo le prime giornate di campionato, lei cosa avrebbe risposto? Nulla, perché noi sapevamo di aver composto un gruppo di giocatori forti per la categoria. E poi è chiaro che devi aspettare sempre il responso del campo. Il campo sta dicendo che questa squadra comunque ci può stare tranquillamente a questi livelli e se la può giocare. Poi se continuiamo così faremo un grande campionato. Se invece dovessimo abbassare un pochettino la guardia e pensare di essere bravi, non andiamo da nessuna parte. Studio per il presidente Daniele Sebastiani. No, io faccio una domanda al volo al presidente, intanto complimenti per questa ennesima vittoria ottenuta in trasferta su un campo infido, tra l'altro anche il terreno in sintetico molto veloce, con il pubblico che si fa sentire. Per me, a mio sommesso avviso, il secondo tempo è stato giocato con grande personalità, con grande testa soprattutto, al di là poi del difetto da correggere negli ultimi 16 metri, d'accordo? Sono assolutamente d'accordo, è quello che dicevo prima che mi piace di questa squadra, ha giocato una grande partita, una partita di grande intensità, di sacrificio anche, quindi complimenti veramente ai ragazzi. Se mi permetti io voglio fare un complimento alla società del Potenza, che oggi ho avuto modo di conoscere per la prima volta il presidente, conoscevo bene il direttore. Devo fare veramente i complimenti perché stanno facendo le cose per bene e stanno facendo qualcosa di importante, e quindi faccio veramente i complimenti al presidente Macchia.